in collaborazione con Spider Production. Rally Città di Torino al duo Jacopo Araldo e Lorena Boero. La parola all'asfalto, quello della città di Torino e delle sue valli. Il Rally Sabaudo, giunto alla sua 36esima edizione, si è disputato dal 3 al 5 settembre ed è stata per i 130 equipaggi iscritti alla competizione moderna e per la quarantina di vetture presenti a quella storica, una 2 giorni di alto livello. Promosso dalla RT Motor Event e valido per la Coppa C-Sport, l'appuntamento è stato di importanza rilevante anche ai fini della stagione. Quarto sui 5 a calendario, ha sfornato risultati cruciali anche in vista della finale di Modena a fine ottobre. E che risultati! L'antipatica chiosa rally a porte chiuse nulla ha tolto a una competizione da sempre fra le più importanti e apprezzate nel panorama automobilistico nazionale. Monastero, Mezzenile e l'immancabile Col dell'Is sono diventati l'emblema indiscusso di questa gara. Un palcoscenico ideale per un weekend mozzafiato. La sfida promossa dalla RT Motor Event ha regalato intense emozioni sull'onda di un programma rispettato alla lettera. Le operazioni di verifica e controlli tecnici si sono svolti venerdì 3 settembre all'interno del parco assistenza in Via dei Prati, nella zona industriale di Pianezza. Lo shakedown, allestito a Rubiana, ha preso il via nel pomeriggio. Nella stessa sera, la presentazione degli equipaggi in centro a Pianezza, in vista della gara che si è invece disputata sabato mattina a partire dalle 8.01.
Non diversamente dallo scorso anno, il Rally Città di Torino ha schierato anche ai nastri di partenza le vetture del Rally Storico e della Regolarità Sport, entrambi in coda alla competizione moderna. Lo Storico, giunto alla sua 11ª edizione con 37 vetture, è stato riconosciuto valido per la Coppa di Zona. Protagonisti di questa serie, Manuel Magistro e Marco Ancillotti sulla Talbot Lotus e Dino Vicario insieme con Fausto Bondesan sulla Ford Escort. La Regolarità Sport ha contato invece una 15ª di vetture. Le strade delle Valli di Lanzo hanno visto aprirsi la partita con i parziali di Monastero e Mezzenile e un breve riordino di view prima dell'assalto al Col dell'Is e il successivo tuffo in Valle di Susa. Quindi ancora un riordino e parco assistenza a Pianezza e poi la ripetizione identica del primo giro. L'arrivo finale del rally moderno è avvenuto come da copione alle 17.50, sempre a Pianezza. Il duo Jacopo Araldo e Lorena Boero, sfatando il mito dei numeri pari, dopo le vittorie del 2016, 2018 e 2020, si è aggiudicato anche questa edizione 2021 dispari del Rally Città di Torino. L'equipaggio della Meteco Corse, al via sulla Skoda Fabia R5 curata da Balbosca, ha conquistato 5 delle 6 prove. Mentre alle sue spalle si sono appiazzati Elvis Chantre e Fulvio Florian su Skoda Fabia. Terzi, i biellesi Pinzano e Zegna, anche loro sulla vettura cieca. Il Memorial Tutor per il miglior tempo sull'Is è andato di diritto a Jacopo Araldo. I momenti più spettacolari e incandescenti li ha riservati comunque il rally moderno con l'appassionato e appassionante duello tra il cuneese Jacopo Araldo al volante della sua Skoda Fabia R5 con al fianco Lorena Boero e il valdostano Elvis Chantre, anch'egli in gara sulla quattro porte cieca curata dal team D'Ambra e accompagnato da Fulvio Florian. I portacolori della New Drivers Team cercavano sulle strade torinesi il definitivo lasciapassare per la finale nazionale in programma a Modena nel mese di ottobre. L'obiettivo è stato centrato e ciononostante per tutta la gara Chantre sia stata alla ricerca del setup ideale sulla sua vettura con la quale ha comunque vinto il primo passaggio a Mezzenile. Araldo ha in ogni caso sfoderato maggior determinazione dimostrando di trovarsi a meraviglia su questi tornanti.
Il successo in entrambi i passaggi sul Col dell'Is ha permesso inoltre ad Araldo di conquistare il Memorial Tutor, l'indimenticabile appassionato scomparso lo scorso gennaio. È stata una gara molto combattuta e ci tenevamo tanto a far bene qui a Torino come sempre, perché la consideriamo un po' la gara più importante dell'anno e una vittoria che vale doppio, come dicevo anche in altre interviste prima, per il livello dei rivali, perché battere qui Elvis e Fulvio è veramente difficilissimo e quindi siamo molto molto contenti. Gara difficile, purtroppo già sulla prima abbiamo fatto solo il secondo tempo e speravamo di riuscire già a fare bene sulla prima. Sulla seconda invece soddisfatti perché siamo riusciti a vincerla e poi purtroppo abbiamo continuato a fare sempre il secondo tempo. Un po' di dispiacere perché sarebbe stato bello vincere, ma siamo contentissimi così perché comunque siamo arrivati a 7 secondi dal primo e per noi però ecco, la cosa più importante oggi era prendere un bel punteggio per poter portare a casa la Coppa Zona e ce l'abbiamo fatta, dunque alla fine il nostro campionato l'abbiamo vinto, dunque siamo molto soddisfatti. Ringrazio di questo sicuramente Fulvio, che è stato impeccabile, il team D'Ambra, la New Dressver Team e la Pirelli. Beh, direi che un secondo posto che vale oro, perché alla fine matematicamente siamo campioni di Coppa Zona, quindi questo qua era l'obiettivo stagionale, quindi obiettivo raggiunto con una gara d'anticipo, quindi direi che molto molto contenti e soddisfatti, quindi possiamo pensare già alla finalissima di Modena. Ovvio che oggi ci tenevamo a vincere questa gara, eravamo partiti ovviamente con l'obiettivo di festeggiare con la ciliegina sulla torta, però loro sono andati fortissimo oggi, quindi complimenti agli avversari. Noi non abbiamo nulla da recriminarci, anzi Elvis ha guidato alla grande, abbiamo cercato di attaccare anche sull'ultima, però forse oggi, non lo so, stava scritto così, quindi comunque siamo molto molto contenti, un secondo posto che, come ripeto, vale oro, quindi va benissimo e pensiamo già subito alla prossima. Grazie. Spider Production, specializzato in camera car e riprese sportive dal 2009, sia in strada che nelle varie fasi del rally. Dal 2011, Spider Production è qualificato anche nel mondo del wedding. Spider Production di Fornara Davide. Borgomanero, Novara. We'll be right back.
Sul terzo gradino del podio, anche loro su una Skoda Fabia, i biellesi Corrado Pinzano e Marco Zegna. Il risultato è stato strappato grazie al sorpasso sul quarto parziale ai danni di Patrick Gagliasso e Dario Beltramo su Skoda Fabia, impegnati anch'essi come chantre a centrare l'accesso alla finale. Ma guarda, per il terzo posto è sempre un buon risultato, quindi non bisogna, insomma, bisogna prendere le cose dal lato positivo. È chiaro che all'inizio, prima della gara, speravo di lottare almeno per la vittoria con Elvis e con Jacopo, ma in realtà abbiamo capito sin da subito che oggi non ce n'era, quindi abbiamo cercato di dare sempre il 100%, limitare i danni e comunque portare a casa la macchina. Una gara tosta, una gara forse, ecco, ho patito un po' la poca conoscenza del percorso, mentre sia Elvis che Jacopo, che anche Patrick, è già da qualche anno che lo fanno, quindi sicuramente il prossimo anno, se lo rifaremo, qualche cosina limeremo. Angelo Morino e Igor Derin sono riusciti nel finale a superare i toscani naturalizzati torinesi Federico Santini e Gabriele Romei, concludendo in quinta posizione finale al bordo dell'Apolo. Per Santini, oltre al sesto posto assoluto, la consolazione di aver riscattato a bordo della Skoda Fabia lo sfortunato ritiro dello scorso anno. L'egemonia Skoda è stata interrotta solo dalla Citroen C3 degli svizzeri Grégoire Hotz e Pietro Ravasi, che hanno chiuso in settima piazza. A seguirli nella generale Ivan Peer, ritornato dalla competizione torinese per la prima volta su una Skoda, insieme con Marco Pollicino.
Nono posto assoluto per i canavesani Gianluca Tavegli e Niccolò Cottellero in gara su Skoda Fabia. In decima posizione la prima vettura nella classe Super 1600 portata in gara da Francesco Aragna e Walter Terribile, abili nell'infrangere l'egemonia delle vetture della classe R5. Nel rally storico il successo va alla Porsche di Rimoldi e Consiglio, davanti alla Ford Escort di Vicario e Bondesan e alla Porsche 911 di Sordi e Ratnajake. Nella regolarità sport, vittoria per Viganò Giacobino a bordo della Fiat 850 Sport Coupé. Spider Production, specializzato in camera car e riprese sportive dal 2009, sia in strada che nelle varie fasi del rally. Dal 2011, Spider Production è qualificato anche nel mondo del wedding.
Rider Production di Fornara Davide, Borgo Manero, Novara. In collaborazione con Spider Production.